La funzione Import Certificato consente l'importazione dei certificati presenti su Aruba Key all'interno dello store di Windows, rendendo possibile l'autenticazione ai diversi portali, come ad esempio Portale della Giustizia, SWAP, Cassa Geometri o ai siti della pubblica amministrazione, quali INPS, Agenzia delle Entrate, Sanità, eccetera. Completata la procedura, il certificato sarà riconosciuto automaticamente e potrai consultare i servizi semplicemente inserendo il PIN quando richiesto. Inoltre, l'operazione di import certificato trasforma Aruba Key da HID a CCID, rendendola un semplice lettore di firma digitale utilizzabile anche con Aruba Sign. In questo video ti mostrerò tutte le modalità tramite cui importare il certificato stesso. La funzione Import Certificato di Aruba Key avviene in automatico con l'installazione dei drivers su Microsoft Edge e Google Chrome. Prima di procedere, ti informo che è necessario avere i privilegi di amministratore del PC. In caso contrario, il sistema non consente di avviare l'installazione dei drivers. Collega Aruba Key a una presa USB del tuo PC e attendi che compaia il messaggio «Installazione driver di dispositivo completata». Fai doppio clic sul file autorun.exe per avviare la barra degli strumenti Aruba Key e poi vai su Utilities. Seleziona la voce Import certificato. Potrebbe venirti richiesto di confermare l'autorizzazione ad installare il software sul computer. Clicca su OK per confermare. Segui l'installazione guidata del Wizard. Scegli la lingua di interfaccia. Clicca su Avanti e attendi il completamento dell'installazione. Potrebbe essere necessario il riavvio del PC. Una volta completata la procedura guidata, verifica la corretta installazione del certificato. Per maggiori dettagli a riguardo, ti invito a consultare il tutorial dedicato. In alternativa, puoi eseguire l'import certificato e abilitare l'utilizzo del browser Mozilla Firefox installato localmente su PC, a cui è collegato il dispositivo. Per farlo, apri Mozilla Firefox. In alto a destra, clicca sopra l'icona con tre trattini orizzontali, scegli Impostazioni. Da Privacy e Sicurezza, in alto a sinistra. Scorri fino a visualizzare paragrafo Sicurezza, in fondo alla pagina, quindi seleziona Dispositivi di sicurezza. Dal pannello Gestione dispositivi, clicca sul pulsante Carica. Su Nome modulo, indica una stringa descrittiva che identifichi il modulo crittografico che si sta aggiungendo. Clicca Sfoglia e accedi alla finestra di scelta del dispositivo per spostarti all'interno della directory indicata. Disco locale C, cartella Windows, cartella System 32. Poi cerca e seleziona File bit4xpki.dll. Clicca su Apri per proseguire. Verifica che all'interno della finestra Gestione dispositivi compaia il nuovo modulo appena aggiunto. Quindi clicca su OK. La procedura è terminata e puoi effettuare l'accesso tramite il certificato CNS. Nel caso in cui i certificati di firma e CNS vengano importati all'interno dello store di Mozilla Firefox, in alcun modo cliccare su Elimina. L'azione potrebbe causare l'eliminazione dei certificati CNS e firma digitale all'interno della smart card e l'impossibilità di recuperarli. Come ti ho già anticipato all'inizio del video, l'operazione di import certificato trasforma Aruba Key da HID a CCID, rendendola un semplice lettore di firma digitale utilizzabile anche con Aruba Sign. Per maggiori dettagli a riguardo, ti invito a consultare il tutorial dedicato.